Questo è il parere degli italiani, di quelli che siamo riusciti ad ascoltare, ma come saprete, come starete leggendo, chiaramente la domanda è posta a tutti, dai politici agli esperti, e quindi il dibattito continua. Siete favorevoli o contrari, pareri tecnici e illustri, tra questi c'è anche quello di un ospite che ci ha appena raggiunto, grazie per essere qui con grazie noi, a Carlo Ripa di Meana, presidente Italia Nostra Roma, grazie per essere qui con noi, ambientalista. E allora subito devo porle la domanda, e cioè favorevole o contrario? Sono favorevole, ma consapevole che c'è una possibilità molto alta, data dalla coincidenza con un evento maggiore, che si definisca, si affermi una maggioranza contraria. In questo caso si avrebbe una replica alla situazione italiana che portò alla rinuncia al nucleare con in anni lontani. Lei allora però era dall'altra parte. Ero dall'altra parte. Era favorevole al referendum, sì, e contro anche il nucleare. Diciamo, eravamo tutti investiti anche ancora dal nucleare militare, mentre questa materia è oggi ridotta, diciamo, al caso iraniano. La problematica militare è in qualche modo regolata, i segnali di estensione dei limiti delle reciproche verifiche sono, come lei sa, proprio da un'iniziativa del presidente americano di recente, sì, ma torniamo... accentuato. Sì, però oggi il tema è... Torniamo al nucleare civile. Sì, perché ovunque lei non lo vede, perché siete proprio indietro, però si dispera. Agita, si dispera. Perché stai dicendo delle cose che non sono vere. Cioè? Noi la problematica militare l'abbiamo affrontata nel 95 con i test francesi. A Chernobyl era un reattore di produzione energetica, non c'era niente di militare a Chernobyl. L'unica cosa di militare a Chernobyl che c'è stata è che il governo allora sovietico espose migliaia di soldati a rischi elevatissimi per cercare di chiudere con cemento e sabbia quel reattore. E noi sappiamo che questi signori, chiamati liquidatori, hanno fatto una fine, alcuni di loro, orribile. Quindi il problema è, il tema è che stiamo continuando a discutere di una tecnologia che guarda al passato, che è basata su un elemento come l'uranio, che è esauribile come il gas, peggio del gas, e stiamo facendo un dibattito nel quale gli unici che ci guadagnano in questa storia sono è l'industria francese e qualche lobby italiana. Allora, i cittadini pensano di delegare il governo a decidere qual è il rischio accettabile? Io dico, cari cittadini, non date questa delega al governo. Andate a votare il 12 giugno e facciamola finita. Siamo ancora a parlare di tecnologie, Carlo, che sono le stesse, cioè la fisica dei reattori dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi non è cambiata. C'è solo un'ingegneria più robusta e più ridondante, e la probabilità che certe cose accadano con i nuovi reattori sarà più bassa, ma l'entità delle conseguenze, noi abbiamo probabilità e entità delle conseguenze. L'entità delle conseguenze è ancora enorme. Questo è il motivo per cui nel mondo non c'è stato un poi vero investimento nel nucleare negli ultimi anni. Non è che gli ambientalisti sono bravissimi e hanno vinto la battaglia. Il problema è che si è passato in 30 anni, dagli anni 50 agli anni 80, dalla prima alla seconda generazione, dalla seconda alla terza, poi si è cominciato a parlare di quarta generazione che non è mai arrivata. Questa cosa un po' ha frenato gli investimenti nel nucleare. Nel mondo sono stati costruiti e sono diventati operativi 567 reattori nucleari, 125 sono stati chiusi per fine serie e ce ne sono 442 che sono attualmente operativi. Il problema è che di questi 442, 392 hanno oltre 25 anni, cioè stanno esaurendo la loro funzione. Il reattore che abbiamo in Giappone, i reattori che stiamo parlando, sono reattori degli anni 70, seconda generazione, che hanno avuto una proroga di autorizzazione. E il problema delle proroghe di autorizzazione su cui si è discusso
discusso anche in Germania, su cui c'è stato lo scontro con la Merkel e via dicendo, sì, nasce anche dal fatto che non abbiamo ancora capito come gestire bene lo smaltimento del reattore, e a volte conviene di più tenerlo lì in funzionante che farsi i costi dello smaltimento. Beh, ma non è vero che ci sia una crescita, e non è vero che comunque oggi il mondo e la prospettiva energetica sia legata al nucleare. Carlo Ripa di Meana, poi passiamo, sì, anzi, poi abbiamo un altro ospite al telefono, abbiamo molto importante, che ci darà un altro punto di vista. Bravissimamente. Prego. Onufrio ha malinteso. Io non mi riferivo a Chernobyl, ma mi riferivo alla situazione, diciamo, terminale del nucleare francese con Mururoa. Erano 95. Erano anni 95, in cui dice Onufrio. 1995. Il fronte militare era tutt'altro che accreditato e sistemato una volta per tutta, anche perché si delineavano rumori a carattere militare nel mondo degli ayatollah. Tornando invece alla situazione di oggi, sulla questione odierna, se posso poi dire a un certo torniamo punto. Sulla questione odierna, lasciamo, perché... No, però una cosa interessante, perché la Francia ha 55 reattori, 58 reattori, perché il 70 e passa per cento di energia? Perché lì è nata strettamente connessa col nucleare. La scelta di De Gaulle del nucleare militare, la scelta di De Gaulle sull'indipendenza francese era legata alla Force de Frappe, per cui era legata a questo connubio tra nucleare civile e nucleare militare, dove l'economia di scala, paradossalmente, del nucleare civile era dato che c'era una serie di ammortamento di costi che erano in capo al militare, e questo ha creato questa crescita. Facciamo finire, Carlo Ripa di Meana, poi sentiamo l'altro ospite. A me interessa è torniamo alla questione prevedere, di oggi, Fukushima e il futuro, dare un che parere, forse sarà il futuro italiano. Nessuna pretesa di prevedere alcunché, ma dare un parere sull'imminente chiamata referendaria, spiegare per quali ragioni io penso che la rinuncia al nucleare, una nuova rinuncia al nucleare italiana, sarebbe un grave errore nella prospettiva dei tempi medi e lunghi, e perché le notizie di una ripresa del nucleare, che fino agli eventi ultimi era stata accennata non solo in Italia, ma prima di tutto negli Stati Uniti d'America, dove si lavorava a due nuove centrali, credo si lavorerà ancora, e estesa. Lei dice, la sua posizione non è giustificata, questo onda emotiva non giustifica la contrarietà al nucleare. Fermiamoci qua, poi torniamo. E lì vorrei, quando torniamo su questo, perché introduciamo il prossimo ospite, perché ci apre un altro fronte, no? Quindi torniamo alla preoccupazione degli italiani, ma non solo degli italiani. Abbiamo al telefono il professor Enrico Papini, che è il primario del reparto di endocrinologia del Regina Apostolorum di Roma. E quindi abbiamo detto all'inizio un po' questa parziale fusione, la radioattività che sta crescendo tantissimo nell'aria, nell'acqua soprattutto. Ecco, professor Papini, tanto benvenuto a Formato Famiglia. Buongiorno, come va? Ecco, ci aiuti a leggere la vicenda giapponese nei dintorni di Fukushima o Fukushima, dal suo punto di vista. Quali conseguenze sanitarie adesso e a medio e lungo termine per la popolazione? Ma guardi, innanzitutto diciamo che le considerazioni che facciamo sono riferite allo stato attuale della situazione. Chiaro. Ovviamente se dovessero insorgere problemi legati alla fusione del nocciolo della centrale, le cose potrebbero modificarsi. Però stando alla situazione attuale, il primo messaggio deve essere un messaggio assolutamente rassicurante, che in questo momento non ci sono problemi reali per la popolazione italiana e direi per tutta la popolazione europea in generale. No, quello sì, ma per la popolazione locale, professore, per la popolazione locale. Noi partiamo dalla popolazione locale e poi eventualmente cerchiamo di capire cosa può succedere a noi. Al momento attuale per la popolazione locale c'è in un raggio sicuramente di alcune decine di miglia intorno al reattore, perché esiste un livello di irraggiamento
che sembra stia salendo e che quindi consiglia, come è stato consigliato, di evacuare. Altrimenti che succede, professore? Succede che purtroppo le radiazioni, soprattutto le radiazioni ionizzanti, possono avere degli effetti fortemente negativi su alcuni organi, e fra questi uno dei più sensibili in assoluto veramente è la tiroide. Gli effetti sono degli effetti di cui purtroppo non si vede l'immediata risposta, ma si crea una situazione di predisposizione alla cancerogenesi che magari si appalesa dopo 10 o 20 anni. Però voglio precisare che questo riguarda esclusivamente quella porzione di popolazione giapponese che è nell'immediata vicinanza, nel giro di poche decine di chilometri dalla centrale. E ora questo è soltanto un pericolo, perché non esiste a questo momento una diffusione di scorie radioattive tali da poter creare questo problema. Quindi, per sintetizzare, professore, poi lei resti in linea che allarghiamo il dibattito. Stando ad oggi la situazione, per le informazioni che si posseggono, entro queste decine di migliaia di chilometri dei dintorni della centrale c'è un rischio vita se non si evacua, se la popolazione non viene evacuata? No, un rischio vita, cioè una sindrome acuta da raggi, non c'è se non nella stretta vicinanza. Il reattore, stiamo parlando di una vicinanza molto stretta, però un'area di alcune decine di chilometri potrebbe essere sottoposta a una contaminazione che potrebbe creare dei danni agli organi e una condizione di suscettibilità allo sviluppo di tumori. Quindi questo è un qualche cosa che dipende come sarà nei prossimi giorni e sembra quello che succederà. E nel caso in cui noi ritorniamo, ma intanto resti in linea, professor Papini. Gavagnin voleva intervenire. Sentiamo anche quello che mi preoccupa, è, soprattutto in vista del referendum, è che si diffonda un'idea anti-industriale o anti-innovazione tecnologica, che si faccia nell'opinione pubblica tutto un insieme di cose per cui di notte tutti i gatti sono neri, no? Diciamo. In realtà, come forse anche il professore al telefono ci può testimoniare, le ricerche, l'attività legata all'energia nucleare ha comportato, ha diffuso anche nel settore per esempio della sanità, la radiodiagnostica, ma anche la cura dei tumori eccetera, anche una serie di innovazioni che hanno salvato migliaia, centinaia di migliaia, se non mi... Quindi diciamo, io ci tengo molto che ci sia razionalità nelle scelte che si compiono. Però perché ci sia razionalità bisogna anche dire come stanno le cose, cioè i 30-40 chilometri, nessuno, 30-40 certo, chilometri da evacuare, non sappiamo per quanto tempo, l'abbiamo già chiesto anche noi, qual è il problema? Per fortuna, fino adesso, il vento è andato verso il mare. Dio non voglia che il vento vada verso Tokyo, perché anche se Tokyo è a 240 km di distanza e sappiamo che le concentrazioni scendono col quadrato della distanza, quindi non ci aspettiamo a Tokyo dosi letali, però Tokyo è un continuum urbanistico con 35 milioni di abitanti. La dose, c'è una fuga esatto, da Tokyo. Allora, il danno biologico, tumori mortali, sarà proporzionale alla somma delle dosi che la popolazione prende. Quindi se la nube va in un deserto non succede niente, se la nube va a Tokyo succede molto. Allora il problema è la valutazione del danno che avverrà nei prossimi 10, 20, 30 anni, può essere molto significativa perché la densità di popolazione a Tokyo appunto di 1200 abitanti per chilometro quadrato, non i 40 della Bielorussia. In Bielorussia sono 40 abitanti per chilometro quadrato, a Tokyo 1200. Quindi il rischio è la combinazione dell'esposizione, abbiamo detto. Questo incidente è già di scala 7, perché secondo la radioprotezione francese sono già usciti 500.000 terabecquerel di iodio equivalente. Questo significa che siamo al triplo di quello che ci vuole per dire che è un incidente di scala 7.
L'abbiamo chiesto, ancora aspettiamo risposta. C'è una domanda, cioè, che è la stessa che poniamo a voi, sì, che siete a casa e stiamo ponendoci qui, che vorremmo rivolgere anche al nostro pubblico qui in studio, cioè favorevoli o contrari. Gavagnini chiede razionalità contro l'emotività che un fenomeno, una catastrofe di questo livello chiaramente, inevitabilmente provoca e mette in atto. Se vi chiedessi adesso favorevoli o contrari, provando così immediatamente solo per alzata di mano, poi magari diamo anche delle motivazioni, chi è favorevole al nucleare in Italia oggi?